Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere come calcolare la funzione di domanda e poi disegnare la curva di domanda per bene i perfetti sostituti. Quindi nel caso di preferenza perfetti sostituti andiamo a calcolare prima la funzione di domanda e poi rappresentare la curva di domanda per il bene 1 e per il bene 2.